Allora, siamo oggi con un ospite straordinario, ma soprattutto un carissimo amico. E quello che mi sento di chiedergli, anzi di chiederti, Walter, è che ho assistito a qualcosa di speciale, soprattutto vedendoti parlare davanti a tante persone, seguendo i tuoi podcast, seguendo quello che fai. Ed è una vera e propria trasformazione. Quindi sarebbe bello sapere, dare un messaggio di quanto è importante questa trasformazione. Da dove nasce tutto? Allora, innanzitutto, Giorgio, lo sai, siamo amici ormai da un po' di tempo, ma a me fa piacere, insomma, le nostre chiacchierate, voi non sapete, ma le nostre chiacchierate vanno oltre, e a volte staremo ore e ore e ore, notte, a parlare con un sigaro, però ci piace ogni tanto fumare un sigaro, insomma, parlare un po' della nostra missione, che è quello di poter aiutare. La cosa che ci ha accomunato è il fatto di poter aiutare le persone a avere un'altra scelta rispetto a quello che c'è là fuori, scelta, no, nel mio caso il fatto di pensare in una certa maniera, di scegliere di fare delle decisioni che ti portano a provare determinate emozioni, che ti portano a provare fare delle esperienze e di conseguenza ispirano sempre di più certi pensieri positivi, ovviamente. E da parte tua, che è meraviglioso questo di sensibilizzare sempre più le persone a partire dalla cellula, nutrire la cellula, capire quanto tutto è basato sulla cellula. Molte persone, è incredibile, perché grazie alla tua amicizia mi ha portato a studiare tantissimo per quanto riguarda il cellfood, i prodotti, l'S-Drive, l'epigenetica, come le persone, come anch'io a volte rimango e dico wow, è incredibile, perché quello che conta è la cellula. Molte persone dicono bevi acqua, sì, ma se l'acqua non entra dentro la cellula, se non gli permetti questo, la cellula ha bisogno di acqua, non i tessuti, ovviamente anche tu, ma ha bisogno di essere nutrita. Quindi grazie per tutto quello che fai, eccetera. E no, siamo due cellule di un corpo divino, come dice giustamente giù di sotto, e stiamo cercando di creare questo corpo unione per cercare di sensibilizzare le persone a fare le scelte giuste. Alla trasformazione, io credo che la trasformazione sia un po' quello che ci permette. Quello che mi ha sempre colpito è la legge di Lavoisier, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ed è così, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, e noi siamo in continua trasformazione. Tutto ciò che non cambia, tutto ciò che non si evolve, tutto ciò che non cresce è morto. E se noi siamo vivi, vuol dire che siamo ancora in crescita, vuol dire che siamo ancora in trasformazione. La cosa è in cosa ti trasformi. Perché che lo vuoi o non lo vuoi, continui a trasformarti. Il punto è ti trasformi in un qualcosa che è il tuo bene, non adesso, ma domani e fra un anno, è il bene dei tuoi figli, è il bene della tua compagna, è il bene della tua comunità. Perché molte persone scelgono di dire ok, io faccio quello che mi piace. Anche un drogato gli piace la droga. Mai sentito un drogato che mi ha detto no, la droga non mi piace. Quindi non è la scelta è fai ciò che ti piace adesso, ma è fai ciò che è bene per te domani, fra un anno, fra due anni. Se no a quel punto la droga è ciò che ti piace, è il tuo bene fra un anno? Ah, non credo. È il tuo bene per la tua comunità? Ah, non credo. È il tuo bene per il tuo rapporto? Non credo. Quindi noi tutti ci trasformiamo, volenti o nolenti, il punto è se ci trasformiamo in qualcosa che è utile per noi e per la nostra comunità. E credo che ci sono tre passaggi nella trasformazione, questo che ho capito nella mia esperienza, perché mi sono trasformato tante volte, sono caduto tante volte nei buchi della vita. Il primo passaggio è riconosci che c'è un problema, riconosci che sei davanti a un muro. E quando sei davanti a un muro lo riconosci, e quello è il primo passaggio, gli alcolisti lo sanno. Vieni al centro, ti alzi e dici io sono Walter e sono un alcolizzato. Riconosci, accetti che c'è quel problema lì. Questo è il 50%. Una volta che hai riconosciuto, prendi consapevolezza e responsabilità di quel problema. E non è colpa dell'amico, della moglie, della compagna, della società, è colpa nostra, lo sappiamo bene. Ora, se noi prendiamo responsabilità al 100% del nostro problema, chi è che può trovare la soluzione al 100%? Siamo noi. Noi siamo al 100%, noi possiamo trovarla. Quindi il secondo è trovi una motivazione che ti fa alzare il sedere, il culo della sedia.
che è una motivazione. Noi tutti abbiamo bisogno di motivazione, una cosa che ci fa muovere. E io dico spesso, molto spesso noi genitori abbiamo una grande motivazione per i nostri figli. Sì, forse certe cose non le fai per te, ma per i tuoi figli. Non vuoi veder soffrire i tuoi figli, e questo dolore ti muove a fare. Il dolore non è negativo. La società là fuori ci ha portato a vedere il dolore come qualcosa da evitare. No, è qualcosa da usare, è un segnale. Per quello che è un segnale. Il dolore dice attenzione a questa cosa qui, quindi è un segnale, non faccio questo, o vado da quella parte. Quindi noi tutti ci allontaniamo dal dolore e ci avviciniamo al piacere. E lì dobbiamo stare. Quindi se noi mettiamo una motivazione associata a una delle persone così care come i nostri figli, ci motivano a muoverci. Cioè, se io metto i miei figli, se io devo fare questa cosa che non ho voglia di farla, ma vedo il bene dei miei figli, o se un altro metto il dolore, se non lo faccio loro soffriranno, allora io sono motivato. Difatti è quello che fa cose incredibili, come le donne che quando il bambino, il loro figlio viene investito dalla macchina, prendono la macchina e la tirano su. Da dove viene sta forza? C'è già, devi solo intonarti su quella forza lì. Quindi, e questo è il secondo passaggio, riconosci e trovi la motivazione. Terza cosa è l'obiettivo, devi avere un obiettivo che ti porta avanti. Sì, ci vuole una motivazione che ti fa scendere dal letto la mattina, ma poi ci vuole anche una forza che ti tira verso un obiettivo. Quindi deve essere chiaro un obiettivo, allineato ovviamente a quello che vuoi. A quello che vuoi, ad esempio, per me è stato molto importante durante la depressione, io ho provato la depressione, e questi tre passaggi sono stati quelli che mi hanno permesso di uscire dalla depressione. Con la maratona di New York, ho fissato la maratona, anche se mi sembrava una cosa veramente grande. E quindi la trasformazione, e tutti quanti, anche le persone che stanno guardando, hanno fatto queste tre cose quando sono usciti nei buchi della loro vita. Si sono trasformate, perché è evidente, il Walter che era dentro il buco non è più lo stesso che è uscito fuori dal buco. Si è trasformato, è un Walter 2.0, Walter 3.0. È bellissimo, Walter, quello che dici, perché effettivamente poi è quello che è capitato anche a me. Io penso che è la nostra grande forza che trovi nella motivazione di rialzarti ogni volta che cadi, e avere questo scopo nella vita quando lo trovi, e questo scopo lo trovi quando spesso tocchi il fondo. E penso che molte persone, poi non è che noi auguriamo alle persone di toccare il fondo per rinascere, però spesso qualche lezione di vita, oggi come oggi, ne abbiamo bisogno, soprattutto per riportare a quell'allineamento di valori di cui parlavi, di cui ti ho sentito parlare, Walter, che ci stiamo un po' perdendo. E probabilmente non si sbattono più i pugni sul tavolo per smuovere le coscienze. Cosa ne pensi di questo? Ma sì, stiamo andando verso un mondo, e adesso è molto più chiaro, dopo il Covid è tutto molto più chiaro. Dopo il Covid è veramente molto più chiaro, le cose succedevano anche prima, ma il Covid ha portato luce. E purtroppo la luce, quando accendi la luce, sai, prima c'era il buio in una stanza, c'era chi faceva le cose, le faceva bene, chi non le faceva bene, chi era un po' furbetto, però al buio il Covid ha acceso la luce e ha visto chi fa bene e chi non fa bene. Ecco perché il Covid ha portato, per una serie di motivi, la separazione nelle famiglie, la separazione nelle comunità, ha portato questo, col vaccino, insomma, parliamo di tante altre cose, però ha portato la separazione. E adesso è chiaro, adesso è veramente chiaro, e posso immaginare anche le persone a casa, cioè non è possibile che lui faccia questo, cioè adesso la luce è accesa, adesso ci rendiamo conto, le persone che veramente fanno le cose, mentre 5-6 anni fa eravamo un po' confusi, insomma, come dicevo, la luce era spenta, adesso invece è tutto chiaro. Quindi è chiaro dove stiamo andando, è chiaro dove stiamo andando. Stiamo andando in un mondo sempre meno attivo, siamo sempre di più sui social, i giovani sono sui social, piegati, hanno un atteggiamento come i vecchi, piegati, incurvati su un dispositivo e passano la giornata sui social. E cosa che invece un giovane dovrebbe essere, la natura lo racconta, parla la storia, dovrebbe essere fuori,
in mezzo alla natura, fare le cose, spaccare la legna, vivere l'esperienza, giocare a pallone, creare i giochi con quello che c'è. Questo è. E invece tutto è ridimensionato. Quindi il corpo sta il corpo umano sta invecchiando così precocemente. Involvendo. Perché, esatto, c'è meno, esatto, proprio involvendo. Stiamo tornando, l'altro giorno ti parlavo di questo, come il periodo storico, i preistorici che erano curvi, guarda caso, guarda un po' le associazioni. Adesso siamo curvi su un dispositivo piegati. I preistorici erano curvi e facevano segnali per farsi capire. Adesso abbiamo un linguaggio, ma siamo sempre curvi. Quindi fisicamente stiamo tornando a quello. Io credo che se ci fosse un quadro generico, dice ok, animali, coccodrilli, avete fatto un bel lavoro, se avete sopravvissuto per milioni di anni, è specie umana, siete come siete, sì, avete allungato la vita, ma la qualità, siete persi, pieni di ansia, perché psicofarmi sono delle stelle, parliamoci chiaro, cioè sì, è allungata la vita, ma la qualità? Guarda, la qualità è proprio questo, Walter, di cui voglio parlare con te e continuare, perché è sempre meraviglioso confrontarsi e poter dare qualche messaggio, magari chissà un giorno poter fare un seminario, una conferenza, un convegno assieme, sarebbe bellissimo, ma ancora di più. Quando si parla di questo aspetto, quanto può essere veramente utile ritornare alla natura, ritornare però anche alla formazione? Perché io vedo sempre più un'indifferenza, un menefreghismo, una competizione non verso la gloria, verso ce l'ho fatta, è merito mio, non so se c'è qualcosa che non riesco a comprendere, Walter, cioè di questa società, di questi ragazzi che non hanno questo desiderio bruciante, il fuoco sacro dentro di loro. I ragazzi io li trovo molto intelligenti, sono molto evoluti a livello proprio di intelligenza, di sensibilità anche. Quello che penso che gli manchino un po' sono le radici. E questo sta a noi. Ecco perché io spesso dico, non è colpa loro, sta a noi. Noi della generazione, anni 70, nati nei 70, 65, siamo quelli che dobbiamo dare il passaggio. Quelli un po' prima, no, anni 50, ormai hanno fatto, ormai sono in pensione, eccetera. Ma siamo noi che diamo il passaggio della torcia. E dobbiamo dargli quelle radici, quel grounding, si dice in inglese, che i nostri nonni ci hanno trasmesso, cioè ricordare dove veniamo, ricordare che se tu sei un ragazzo libero oggi è perché ci sono dei ragazzi come te che 100 anni fa sono morti per darci la libertà. Quindi è molto importante ricordare. Vedi, in Germania, io non è che sono un appassionato di tedeschi, insomma, per carità, però la Germania, devo dire, gli do adito, perché loro ricordano in quasi tutte le vie, la cosa che mi colpì, che ci sono i nomi degli ebrei, loro non dimenticano, e loro educano i loro figli, i bambini, dicendo guardate, noi abbiamo fatto questo durante la seconda guerra mondiale, agli ebrei abbiamo fatto delle atrocità, non è stata colpa tua, ma lo dobbiamo, vogliamo dirtelo perché non deve essere più ripetuto. Questo è un grande atto, cioè dobbiamo ricordare da dove veniamo per non fare gli stessi errori. E soprattutto dobbiamo ricordare noi italiani da dove veniamo, perché questo ci ha permesso di essere liberi, quindi risvegliare i valori su cui vuoi andare, perché i giovani, noi siamo stati, cioè, non durerai per sempre, non sarai giovane per sempre, arriverai ai 30 anni, ai 40, ai 50, sono tutti passaggi diversi per un uomo, lo sappiamo, ai 30 anni vuoi fare delle cose, a 40 vuoi costruire una base, a 50, superati 50... ti fai delle domande, dici cosa lascio? La legacy, si dice, cosa lascio? L'eredità, cosa lascio? Cosa lascio? Cioè, non è più quella cosa degli anni 30-40 di costruire una cosa tua, no? La tua mano, la tua casa, ma è cosa lascio? Cioè, inizi già a pensare l'eredità ai tuoi figli o ai figli dei figli, dire ok, a dare. Infatti, i più grandi filantropi sono quelli che superano i 50 anni, non quelli che hanno 20 anni. Perché inizia a guardarti intorno, capisci che
Cioè loro non è solo tu, no, inizi a capire, e questo è molto importante. Ecco perché noi nella nostra generazione abbiamo bisogno di piano piano trasmettere questo ai ragazzi, ai giovani, perché se no sono molto forti e intelligenti, tutto su internet veramente, e anche ricchi, perché diventano ricchi veloci. Una volta, 20-30 anni fa, i ricchi giovani avevano 30 anni, 33, 35, forse 40, adesso a 19 anni è già milionario, perché è l'esplosione, ma non hanno il grounding. E loro ti diranno, sì, sì, ma non ti preoccupare, sì, aspetta 10, 15, 20 anni, quando la vita inizierà a picchiarti, non picchiarti, ma no, come giusto così, ho scritto un libro, La vita cade per te, perché ti mette in un certe condizioni, la vita è fatta così, e a 20 anni, 25, credi che la vita sia tutto discesa. Non è così. Quando inizia a picchiare, quando inizia no, tu hai il grounding, hai qualcosa che ti fa piantare, che arriva una tormenta e ti pianta per terra e non ti sposta, perché sennò vieni spazzato via. Prima di concludere, una considerazione, Walter. Dov'è che nessuno può insegnare a qualcun altro, insomma, certo. Ognuno di noi. Però la considerazione possiamo farla, perché dove stiamo sbagliando? Cioè, nel senso che una volta avevi dei modelli e avevi anche dei maestri. Oggi queste cose che dentro di noi, sono dentro di noi, sono dentro di te, che vuoi trasmettere, diventa quasi una mission, no? Nel riuscire a trasmettere queste cose importanti che sono fondamentali per la vita. I nostri ragazzi spesso non le trovano nelle famiglie, perché le famiglie oggi, la maggior parte delle famiglie dove c'è sempre più un divario enorme tra ricchi e persone che non arrivano a fine mese, c'è un problema, che quelli che sono in mezzo, che una volta erano i benestanti, devono correre e lavorare in due, anche in tre, se hanno dei figli nella famiglia, per fare un certo tipo di, avere un tenore di vita. E i loro figli non hanno più riferimenti in casa, vengono lasciati soli in casa con la tecnologia, e sono diventati figli dei pacchi postali, e questo nella famiglia. Se poi vai nel lavoro, non ci sono più maestri, perché mandano in pensione il maestro d'ascia, quello, l'eccellenza, mettono una persona lì che ha vinto il concorso ma non ha l'esperienza. Cioè, può essere questo un problema? Cioè, non ci sono più gli esempi, i maestri? Allora, credo di sì, credo che anche questa è una cosa, un punto importante, quello che hai toccato, il fatto che non ci siano più maestri di esperienza. Perché adesso tutti sanno tutto, l'informazione non manca. Il cellulare, io posso scoprire, posso avere in qualche secondo cosa diceva Seneca, cosa diceva Marco Aurelio, qualunque cosa, le frasi, quindi tu l'informazione non è un problema. Prima dovevi andare in biblioteca, prima dovevi fare le lauree, eccetera, aprire i libri, insomma. Quello che manca probabilmente è l'informazione, questa roba qui, la tecnologia, ha portato a vivere meno. Vivere cosa vuol dire? Andare fuori e viverle le cose, a spoccarti, a sbucciarti le ginocchia, a capire che certe cose le fai, ottieni risultati, altre cose non le fai. Quindi molti ragazzi hanno una grande conoscenza, ma gli manca l'esperienza. E sappiamo che le due cose devono andare di pari passo, perché se no non puoi lavorare. È come una persona che si laurea in un come dentista, ma non ha mai fatto la pratica. È come una persona che si laurea per guidare un aereo da un punto A a un punto B, sì, ma poi devi fare la pratica. Se succede un problema, e lo sappiamo. Guarda, c'era un film, ti rispondo in questa maniera, di quanto è importante sapere le cose e sperimentarle, cioè tutte e due. C'è un film bellissimo che si chiamava Sammy, forse è la storia vera di quel pilota che a New York, credo sia una quindicina d'anni fa, ha visto che c'era un'avaria all'aereo e ha deciso, invece doveva fare due scelte: o andare all'aeroporto più vicino, non Kennedy, Newark, ad atterrare, oppure buttarsi nel river di New York. E ha dovuto decidere velocemente, e ha capito che non aveva abbastanza benzina, cioè da come il motore si era spento, forse sospenti tutti e due,
ha capito che andando verso l'aeroporto avrebbe picchiato su i palazzi e tutte le 200 persone sarebbero morte. Quindi ha deciso di buttarsi nell'acqua. È atterrato nell'acqua, sulla rete di soccorsi, ha chiamato tutto quanto. Insomma, sono stati tutti salvati, nessuno è morto. L'acqua, l'aereo sull'acqua, se andate su YouTube potete trovare tutto, c'è stato questo film bellissimo con Tom Hanks. Ora, lui è stato accusato. L'assicurazione ovviamente non voleva pagare tutta una serie di cose perché è stato accusato, la compagnia ha accusato, tu hai fatto la scelta sbagliata perché noi potevi arrivare sull'aeroporto. E hanno preso un simulatore, hanno preso due piloti, l'hanno vesti e il simulatore diceva che ce la potevi fare. Non hanno contato su una cosa, che il simulatore è lì per terra, non è lassù nel cielo. Quindi l'uomo lassù nel cielo ha dovuto scegliere un battito così veloce che non era possibile. Difatti gli ha detto: ascolta, fallo col fatto che devi decidere emotivamente, eccetera. Hanno cambiato, perché questo ha dei tempi, cambiando i tempi col simulatore andava a sbattere contro uno dei palazzi. E lui ha vinto la causa. È proprio questo, un conto è farlo col simulatore, un conto è farlo con l'esperienza vera. E difatti lui ha detto: io ho fatto la scelta più giusta, lo so, perché io c'ero là sopra. E tutti gli altri piloti non c'erano, lui dice: no, era possibile farlo. No, io lo so, perché io c'ero, non perché sono il migliore, perché io c'ero. E quando sei nell'esperienza, tu metti in pratica tutto quello che sai nell'esperienza. Perché l'esperienza ti mette alla spalla al muro, il fatto di poter perdere la tua vita o la vita delle persone care, ti mette alle spalle al muro e ti fa uscire fuori i valori, perché sono quelli importanti, quali sono i tuoi valori. E si va avanti, come dicevo prima, non uscire mai di casa se non sono chiari i tuoi valori, correttezza, onestà, sincerità. Attenzione, i valori però non devono una cosa che soddisfano solo te, deve essere una cosa che aiutano te, la tua, le persone a te care, la tua comunità, tutto quanto. Questi sono i valori. Che se soddisfano solo te e arricchiscono solo te e gioisci solo tu, non sono valori. Sono altre cose. La vita è un boomerang, la vita è urgente, tutto torna. Grazie Walter per questa meravigliosa chiacchierata, per questa intervista, per questo tempo. E penso che veramente è qualcosa di meraviglioso, condividere passione, entusiasmo e voglia di aiutare gli altri a vivere meglio. Giorgio, io ti ringrazio ancora per questa, no, questo tempo che passiamo insieme. Ricordami, perché sei qua? Perché fai quello che fai? Perché sei su questa strada? Perché il Cellful? Perché l'S-Drive? Perché tutto questo? Io penso che nella vita nulla accada per caso. Nel 1985 entrai nella Marina Militare. Ho fatto due guerre, due volte il Golfo Persico e decisi che quella non era la mia vita per una serie di situazioni che mi sono accadute. Decisi di cambiare la mia vita, però non avevo il coraggio, perché quando tu vieni da una famiglia normale senza voglio dire, con lo stipendio normale di una famiglia dove la madre è casalinga e il padre un capostazione, non è che ti potevi permettere, poi con una famiglia di 5 persone, quindi non era facile. E quindi c'era questo desiderio bruciante dentro di me di vedere mia madre felice. E questo è stato il sogno che mi ha accompagnato, il desiderio bruciante della mia vita, dire: come posso fare per rendere mia madre felice? E feci un corso di crescita e sviluppo personale dove decisi proprio di cambiare la mia vita e capire soprattutto che potevo avere qualcosa di più, perché feci in questo corso una promessa a me stesso di uscire dalla Marina Militare per vedere mia madre felice. Il fatto è che nel 99, nel 97 ho fatto un incidente mortale, mi sono distrutto due vertebre lombari, tre cervicali, emorragia interna, 22 giorni di ospedale e ancora in quel letto mi ripetevo il mantra: se esco con le mie gambe, esco di qua, cambio la mia vita. Quando uscii dall'ospedale, naturalmente non con le mie gambe ma con le stampelle, il busto, tutt'ora le gambe, eccetera,
mantenni la promessa di lasciare la Marina Militare. Feci domanda di aspettativa e dal niente, in una casa di 40 metri quadri, comprai un computer, un fax, una stampante e creai un'azienda dal niente. Contro tutto e tutti, perché voi pensate andare a dire ai genitori che lasciavi la Marina Militare uno stipendio fisso e pensione assicurata, ma non solo, lì riconobbi gli amici, terra bruciata intorno a me, non c'era più nessuno, perché quando cambi frequenza, cambi modo di pensare, ti vesti in modo diverso, pensi in modo diverso, io pensavo già come se fosse già tutto fatto. E difatti mi dice, io bisogna che sto attento a quello che penso, perché sia vera. E me lo ripetevo spesso, perché ma com'è possibile? Ho pensato questo, speriamo di... No, ho iniziato a dire voglio, desidero, faccio. E piano piano, in casa di un maestro di crescita e sviluppo personale, finalmente conosco Self Food, che mi fa ritornare a correre, a camminare, avere questa energia straordinaria. Ho detto... Se facesse il 10% di quello che ha fatto a me e alle altre persone, wow, sarebbe già qualcosa di straordinario. E insomma iniziai a farlo provare alle prime persone, amiche, medici, e tutti mi dissero, ah, lo voglio anch'io, lo voglio far provare alla mia famiglia. E lì Walter iniziò qualcosa, questa passione, di, ma non è possibile, ma che mi è capitato proprio a me una cosa del genere, quasi non ci credi. E quindi mi misi alla ricerca di capire cosa avevo tra le mani, veramente. Probabilmente non l'avevo ancora capito allora, e scoprì cose straordinarie di persone che utilizzando il prodotto stavano meglio, e mi entrò questa passione straordinaria per la salute, per la prevenzione, e ne ho fatto una mission, aiutare gli altri a vivere meglio e a lungo, migliorando la qualità della loro vita. È un po' quello che ci accomuna, Walter, no? Questo libro straordinario, La vita accade per te. E io penso che abbiamo scritto questo libro sulla modulazione fisiologica di ossigeno on demand, ma tu non lo sai, in questo libro c'è un capitolo, proprio, e mi hanno fatto l'onore questi medici di fare l'introduzione, la prefazione, e questo libro dice la vita è urgente, perché a mio avviso è veramente urgente la vita, ne parlavi tu in un'altra intervista, di quanto poi arrivando, no, a 30, 40, poi arrivano i 50, poi ti guardi indietro e incominci a dire ma cosa ho fatto nella mia vita? Che eredità sto lasciando nella mia vita? Cosa ho donato nella mia vita? E tu stai donando tanto, Walter, e nello stesso tempo possiamo fare veramente la differenza se incominciamo ancora nel perseverare di trasmettere l'importanza, tu da un punto di vista di quello che è l'atteggiamento, la mentalità, la consapevolezza e la disciplina, perché poi ci vuole anche disciplina in queste cose. E da questa parte la mia passione, vedete qui c'è scritto proprio nel libro, questo libro nasce da un sogno, nulla accade se prima non si sogna, e quel sogno che era quello di vedere mia madre felice mi ha spinto a creare convegni, seminari, a divulgare l'importanza di questo prodotto, il Self Food, fino ad arrivare all'epigenetica. Senti, voglio farti una domanda. Sì. Tua mamma è riuscita a vedere la realizzazione del tuo sogno? Mia madre e anche mio padre. Perché papà, tutte le volte che parlava di me, si emozionava. Perché lui era un po', no? Vedeva come la sua rivincita in tante battaglie che ha avuto nella vita. Veniamo da una famiglia, io non ho problemi a dirlo sempre, dicevo. Noi andavamo a segnare, io avevo 10-11 anni, andavo a fare la spesa, andavo a segnare a bottega sperando che a fine mese si potesse pagare quel cibo che avevi comprato, e molte volte era molto difficile. E quindi vengo da lì, mia madre che faceva la sarta e si sfamava ci sfamava con quello che riusciva a fare cucendo i vestiti. Mi ricordo che i miei fratelli da un pantalone ne facevano due quando erano piccolini, quindi vengo da lì con questo desiderio forte di valori, di principi e di dire cosa posso fare veramente per cambiare la mia vita. I miei genitori
sono riusciti a vederlo. Poi mio papà è mancato nel 2012, quindi ha visto 13 anni del mio cambiamento. Mamma nel 2018, quindi insomma ha visto parecchio. Sono comunque campati fino a 87, la mamma 86, papà. Quindi insomma sì, sono riusciti a vedere questa cosa e questo è stato bellissimo. Avrei voluto che mi avessero accompagnato ancora, no? Per qualche anno, per vedere ancora di più, perché ora sono ancora più felice, perché ho rischiato, anch'io ho rischiato di fallimento, ho rischiato, chi è imprenditore lo sa, sì. Non è così facile. È imprenditore come una persona che cammina, chi non è caduto? Sono cascato, rialzato mille volte e continuo. Adesso naturalmente l'azienda è un'azienda meravigliosa, ha questa mission, ha questi prodotti straordinari, quindi... C'è adesso un altro sogno? Il sogno più importante che ho è quello di far passare questo messaggio di speranza, che ognuno di noi può fare moltissimo per se stesso. Quando sono venuto a conoscenza dell'importanza dell'epigenetica, Walter, è diventato di me urgente. E nei miei seminari ne parlo sempre, nei miei convegni, conferenze, di dire: guarda, se tutto quello che fai ne faranno le spese o ne acquisiranno i benefici le future generazioni. Vuoi un figlio? Non fumare. Vuoi un figlio? Non ti tatuare. Vuoi un figlio? Attento a quello che mangi, attento dove vivi, attento a quello che pensi. Ma com'è possibile? Cioè, i nostri genitori non avevano queste mode, perché oggi andiamo dietro alle mode, le persone fumano perché magari non hanno il coraggio di chiedere a ragazzina o al ragazzo o di uscire, perché sono tutti chiusi, perché non hanno più questo scopo, questo entusiasmo, questa passione di trovare qualcosa che li renda felici. Non c'è più la curiosità. Poi voglio dire, non sono tutti così, no? Dice, ci sono anche... Però poi, a un certo punto, vedo che vai a fare un'esperienza di lavoro. Eh no, io lavorare, io sono laureato, io non vado a sporcarmi le mani. Io mi ricordo che a 18 anni, 17 anni, per mantenere, uscire e mangiarmi una pizza, impastavo calcine e cemento il sabato e la domenica. Facevo il boccia. Dici, com'è possibile che oggi tu gli chiedi questo a un tuo figlio, magari anche il mio figlio, no? Gli chiedono cosa, dice papà sei matto, non puoi mica chiedere. Sì, dove stiamo sbagliando, cosa stiamo facendo? Questo è, veniamo da una società in cui siamo stati viziati, e soprattutto abbiamo viziato i nostri figli, perché proprio per il fatto che nella maniera giusta, nel senso che quello che abbiamo passato, non vuoi che tuo figlio, tu sai cosa vuol dire andare a lavorare sabato sera o al venerdì sera, no, a sporcarti le mani per poterti comprare una pizza, quindi non vuoi fargli passare questo. Il punto qual è però? Che più li proteggiamo e più non gli facciamo un favore, perché noi dobbiamo permettere loro di capire che ogni cosa è non regalata. Non ci hanno regalato nulla a noi, sappiamo che la vita non regala nulla, ma devi metterti, intonarti, sapere che lo puoi. Puoi fare una cosa, ma ti devi impegnare, devi metterti su quella frequenza, devi farlo tu, se no si aspettano che lo facciamo noi per loro, e si aspetteranno nei rapporti che lei o lui farà le cose per nel rapporto, quando sappiamo che il rapporto sono due persone che lavorano insieme. Quindi è un po' questo, noi abbiamo dato tanto ai nostri figli, e siamo distratti perché veniamo da una società in cui dice dobbiamo costruire, fare, questo fare i numeri, avere la macchina più grande, avere la casa più grande, ci porta sempre più alla distrazione, anche perché diventa sempre più difficile poterlo fare, e ovviamente toglie il tempo ai nostri figli a dire no, fermo, dobbiamo fare così, fai così, cioè stare con loro e fare in modo che loro imparino con il nostro supporto, e non che facciamo, ma è più comodo dire ascolta, qui c'è il telefono, io devo lavorare, devo produrre. Sì, ho capito, ma quanto perdono loro? Quindi io credo sinceramente di prendersi un attimino la responsabilità di tutto questo, e,
e di capire che dobbiamo noi per primi, no, io credo, svegliarci. Perché, ecco perché una volta ho fatto questa cosa qui in una pubblicità di Valentino, ho detto qui c'è confusione, qui non si capisce l'uomo maschio, la femmina, il maschile, il femminile, è un disastro. Ma non, ho detto non è colpa dei ragazzi, non è la colpa dei ragazzi che si datano, fanno, non credo, è noi, perché i ragazzi fanno quello. Se il papà si comporta male o ha delle trascuratezze, il figlio non potrà avere delle, non potrà essere puntuale nelle cose, perché loro, diceva mamma Natuzza, una mistica, i figli non ci ascoltano, ci guardano. Quindi è inutile dire non fumare e poi tu fumi, lui non ti ascolta. Quindi noi dobbiamo essere l'esempio, no, di quello che vogliamo vedere nel mondo, quindi noi essere quell'esempio lì. Quindi sempre di più dobbiamo, ecco perché per persone secondo me che hanno più di 50 anni dobbiamo svegliarci, anche se siamo stanchi. Sappiamo, io mi sveglio la mattina, porca miseria, mi è passato un camion sulla schiena perché mi sembra distrutto, e quindi siamo stanchi, ok? Abbiamo la responsabilità di essere quello che vogliamo vedere nel mondo, quindi se vogliamo positività e soprattutto un esempio da dare ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, dobbiamo continuare a essere questo fino alla fine. Quindi io credo fortemente che noi siamo, dobbiamo essere l'esempio. Dobbiamo essere l'esempio, dobbiamo prendere responsabilità e dobbiamo. No, ci sono colpe, ognuno ha le sue, ma ognuno pensa alle proprie. Io credo che fortemente. Io per primo, dico dove sbaglio, dove esagero, dove posso fare meglio. In questo contesto, Walter, vado un po' controcorrente, perché io dico, io ho fatto il militare. E io dico che è stato un dono. Certo. Perché senza il militare non sarei quello che sono, per le regole, la disciplina, il comportamento, il stare su una nave 24 ore su 24 per 9 anni di seguito, 14 anni di marina militare, e poi lasciai la marina militare per cambiare la mia vita, però lì ho avuto una formazione. Cioè tu hai una responsabilità, se non prendi a cuore la tua responsabilità, il senso del dovere, il fatto che se non fai una cosa un'altra persona può rischiare la vita, questo ti fa capire che dire aspetta un attimo. Esatto. Oggi non c'è questo, non mi compete, non lo so fare, non mi piace, non sono capace. Ma se non l'hai mai fatto, come fai a essere capace? Quindi si sente questa giustificazione, no, non l'ho mai fatto, non mi compete, io questo non lo faccio. Ecco, non so se si parla e si deve andare a fondo sull'educazione, la disciplina, la formazione, quindi dare questi messaggi di speranza possono essere anche controcorrente, no? Perché naturalmente dice ah no, il militare no, perché allora cosa facciamo? Come possiamo fare, anche perché le persone, come possiamo fare per risolvere questo problema? Siamo contenti di quello che sta succedendo? Sai, c'è un detto che dice momenti facili hanno creato persone, uomini deboli hanno creato momenti difficili hanno creato uomini duri. Quindi noi veniamo da uomini duri, che era quella della seconda guerra mondiale, che erano momenti difficili che ha creato uomini duri, solo che gli uomini duri hanno creato momenti facili anni 60, 50, 70, e noi siamo il risultato in un certo senso del boom economico, del momento facile. Adesso è il momento in cui, quindi chi, tu hai fatto la marina, tu hai fatto il militare e sicuramente è stata una grande disciplina, e in un certo senso hai fatto anche la guerra, quindi ora chi non l'ha fatta come me eccetera ha bisogno di rimboccarsi le maniche, ok, dove posso, perché quello che è importante nell'esperienza che tu hai fatta è tu hai servito un qualcosa che è fuori di te, hai servito una patria, hai servito persone, e in un certo senso eri pronto a morire servendo e morire per la libertà del tuo paese. Questo è molto importante, attenzione, questo è molto importante, questa è una roba boom. E noi dobbiamo, ripeto, chi non ha fatto il militare o non ha vissuto un'esperienza come la tua, dobbiamo, anche se non l'ha fatto prima, lo deve rivivere adesso, ok? Per cosa sono disposto a morire? Per cosa sono disposto a lasciare per i miei figli, per i miei nipoti, per i nipoti dei miei nipoti che io non vedrò mai? Perché noi non possiamo pensare che la nostra azione non si ripercuoterà e non arriverà fino ai nipoti dei nostri nipoti che non vedremo, no? Cioè, tu devi capire che la tua azione ha una conseguenza. Epigenetica. E questa è l'epigenetica. E poi un'altra cosa, lasciamo un mondo
Il mondo è in prestito. Cosa gli lasciamo se continuiamo così ai nostri nipoti e pronipoti? L'epigenetica ci rende, ci deve, ci costringe a essere consapevoli di come siamo noi, di cosa fa, di cosa crea, no? Di cosa fa saltare i nostri geni, di come li, no, si attivano per avere una, per andare verso una malattia oppure no, di l'ambiente in cui stiamo, il cibo che ci nutriamo, come condiziona l'espressione dei nostri geni e di conseguenza cambiare, cioè ci rende conto. Ad esempio, l'epigenetica mi ha portato a pensare, tutta l'espe, che il campo elettromagnetico ha un'influenza su di me. Il telefono, mettilo da un'altra stanza e spegnilo, mettilo con AirMode. Se non ci fosse stata l'epigenetica non l'avrei capito, se non avessi capito che l'ambiente condiziona i miei geni, la loro espressione, quindi ci rende consapevole che dobbiamo cambiare le abitudini, cambiare le scelte che facciamo, essere più attenti a quello che mettiamo nel nostro corpo e l'ambiente in cui viviamo e come usiamo la tecnologia e se non è necessario staccarla. Quindi assolutamente l'epigenetica è il futuro e mi rendo conto che molta gente ha bisogno di capire questa roba qua, perché l'epigenetica è un termine che non è ancora chiaro. Abbiamo parlato di epigenetica. Sì. L'epigenetica è tutto quello che ci permette di riprogrammare la nostra vita, cioè il software della vita. È un po' il software che metti dentro un computer, però nel computer ci sono dei virus, i virus non ti fanno funzionare quei programmi. E i virus della nostra vita cosa sono? I fattori epigenetici di interferenza, quello che mangi, bevi, respiri, che non sono compatibili con la vita, possono danneggiare le nostre cellule. Ora, l'epigenetica, che abbiamo detto è il software della nostra vita, è composto anche dalle emozioni, dai pensieri, dall'impatto ambientale, dall'inquinamento, dalle carenze nutrizionali, quali vitamine, quali aminoacidi, quali enzimi abbiamo bisogno per far funzionare le nostre cellule. C'è una tecnologia rivoluzionaria, unico al mondo, Walter, che sfruttando i principi della fisica, della biochimica e della nuova scienza, che poi non è nuova ma è quella di Einstein, Einstein era un genio per tutti noi, dove diceva da sempre l'energia è massa, la massa è energia, quindi noi se conosciamo l'energia, o meglio le lunghezze d'onda, le frequenze di quelle sostanze, noi tramite uno spettro risaliamo allo spettro di quella sostanza. Infatti usiamo lo spettrometro per capire quale sostanza, con quale sostanza abbiamo a che fare. Questa tecnologia si chiama S-Drive, una tecnologia unica al mondo che utilizza, pensa, un biomarker molto semplice ma molto affidabile che è il bulbo del capello. Questo il bulbo viene messo su questa tecnologia che si chiama S-Drive e questa scansione permette di andare in risonanza, come la risonanza magnetica nucleare, di andare in risonanza con le cellule del bulbo del capello. Quindi tutte le informazioni che sono state archiviate nel bulbo del capello e tutto quello che è accaduto dentro al micro e al macro ambiente. Quindi a scopo predittivo, preventivo e di supporto, naturalmente la diagnosi la fa il medico, sì, con anche altri esami, questo è uno screening che ti permette di capire, guarda, hai queste carenze, ti sta intossicando il metallo pesante, c'è un sistema gastrointestinale da mettere a posto. È chiaro che avere questo noi possiamo veramente divulgare i veri principi della prevenzione, perché noi dobbiamo sapere cosa ci danneggia, certo, dobbiamo sapere cosa abbiamo bisogno, certo, per le nostre cellule, certo, e siccome non si nasce tutti uguali, con questo strumento, con questo dispositivo possiamo fare, avere un approccio personalizzato, individuale, centrato sulla persona, che ci permette veramente di capire cosa ha bisogno il corpo di quella persona, le cellule di quella persona. E adesso Walter, se certo, mi permetti, assolutamente, facciamo vedere come funziona. Perché certo, il bulbo del capello? Il bulbo del capello è un biomarker, sì, molto affidabile, perché è utilizzato per capire se una persona fa uso di sostanze stupefacenti. Quindi c'è un sacco di informazioni dentro il bulbo. Non solo, viene utilizzato per capire proprio se cosa i minerali, soprattutto se una persona è intossicata da metalli pesanti. Wow. Se l'esposoma di quella persona, se quella persona è esposta a un ambiente inquinato, tossico. Quindi ormai tutto dal bulbo del capello. E anche i disturbi psichiatrici dal bulbo del capello. In più lo stress,
perché ci sono studi che hanno dimostrato che lo stress psicofisico, il cortisolo, sì, viene memorizzato nel capello fino a 3 mesi, mentre se tu lo analizzi nel sangue, nella saliva, questo varia moltissimo. Quindi il capello è un biomarker molto affidabile, importante. Questa tecnologia, naturalmente certificata, ci permette, grazie a questa grande scienza che è biofisica e biochimica insieme, di leggere queste informazioni. Fantastico. Ok, sono pronto. Tutti i dati sono già dentro al software. Ok. Si usano semplicemente delle pinzette, se mi permette, sì, adesso vengo da te, prelevo da qua, prendo, lo posiziono al centro e adesso ne prendiamo un altro, questo è, ok, sempre il bulbo, si posiziona al centro della bobina, sì, chiude e si fa la scansione. Quindi adesso tramite il software chiedo di chiudere gli occhi 20 secondi e di aspettare la fine della scansione. La tecnologia ha acquisito le informazioni. Adesso queste informazioni tramite la connessione wireless vengono inviate ad Amburgo, si sceglie la lingua, il tipo di test che vogliamo fare. Questo test, intanto Walter puoi aprire gli occhi, questo test può essere fatto in molte lingue, ma anche per magari capire se dobbiamo rigenerare la pelle, per capire se magari questo test può essere fatto per gli sportivi, può essere fatto per chi vuole capire cosa fare per i capelli e le unghie e la pelle, ma soprattutto in questo caso facciamo quello che ci permette di capire di come ottimizzare il benessere della cellula, cell well-being. Lo mandiamo ad Amburgo. Ad Amburgo c'è un centro di elaborazione dati, Walter, che in base alla l'onda caratteristica dello spettro dei tuoi capelli ci permette, grazie alla elaborazione di quest'onda, di prendere tutti i picchi di queste frequenze e quindi delle sostanze che, certo, corrispondano a quelle frequenze, di entrare in un algoritmo dove ci sono memorizzati tutte le sostanze e tutte le frequenze e quindi di risalire ai bisogni delle tue cellule. Perfetto. Le mancanze, le cose e quindi le sostituzioni di quello che si e le interferenze. Perfetto. Pensa che la risposta arriverà in 12 minuti. Wow. Pazzesco, incredibile. Quindi in questo caso un professionista ha a disposizione dei dati che prima non aveva, certo, va, per capire, in base anche a altre analisi del sangue che gli farà fare, eccetera, sì, per capire come migliorare questo approccio clinico, migliorare la qualità della vita delle persone, ma soprattutto prendersi a cuore della persona. Prevenire è meglio che curare. Questa è l'epigenetica, scoprire quello che abbiamo bisogno, quello che ci danneggia e quindi incominciare a essere responsabili della nostra vita. Fantastico, meraviglioso. Meraviglioso, grazie. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie a te.